Ciao a tutti amici lettori, oggi parleremo di questa autrice unica e originale che, come ho già detto diverse volte, è una delle mie preferite. Ne ho già parlato ampiamente, c'è un'intera playlist che vi lascio in descrizione. Per chi volesse provare a scoprirla, vi consiglio alcuni dei suoi numerosi libri di racconti brevi. Io ho visto il film Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella con un grandissimo Matt Damon, se ve lo siete perso dovete assolutamente recuperarlo. E poi ho cominciato a cercare tutti i suoi libri, di cui ne ho letto una buona parte. Dovete assolutamente provarla, vi lascio tutto qui sotto come al solito. Inoltre pare che lei abbia detto: la sola cosa che rende felice è cercare di raggiungere qualcosa che non si può raggiungere. Poi, per rendersi attraente agli uomini, una donna deve continuamente sacrificare la sua libertà, la sua comodità e persino la sua integrità, anche se di solito l'integrità delle donne è stata distrutta fin dall'infanzia. Voglio avidamente vivere tante vite, sarò tante persone prima di morire. E poi ha detto, un libro in realtà è un lungo processo continuativo che idealmente dovrebbe essere interrotto solo dal sonno. Ma vediamo un po' la sua vita. È nata il 19 gennaio 1921 a Fort Worth, nel Texas, da genitori appena divorziati, cresciuta dalla madre Mary e dalla nonna Willie May. Mary Patricia Plugman non conobbe se non tardi e fugacemente il padre biologico e ricevette il cognome Eichmann dal patrigno Stanley, che sua madre sposò quando lei aveva 3 anni. Dopo alcuni andirivieni con il Texas, gli Highsmith si trasferirono definitivamente a New York, dove Patricia frequentò le superiori e poi il Barnard College. Figlia unica, la sua infanzia e adolescenza furono segnate dall'amore frustrato per una madre bella, egoista e manipolatrice, dalla gelosia verso il patrigno e dai litigi in casa. L'infelicità dei primi anni e l'esperienza della famiglia come luogo di infernali conflitti alimentarono il suo senso di diversità e il suo interesse verso tutto ciò che è patologico e anormale, si nasconde nella normalità. Fin da giovanissima, Patricia ha coscienza di essere attratta dalle donne e di dover vivere la sua diversa tendenza in un mondo fortemente omofobo, che impone di tenere segreti i comportamenti devianti considerati alla stregua di crimini o malattie degradanti. Una madre giudicante e impossibile, la condanna sociale delle sue tendenze nutriranno la sua lunga lotta contro i sensi di colpa, che la condurrà a inventare il suo personaggio più famoso, Tom Ripley, assassino e falsario, amorale inventore di se stesso, che vive sul filo del rasoio e la fa sempre franca. Lettrice vorace, nei libri cerca una visione del mondo e dell'individuo in cui potersi rispecchiare, lei così diversa dai suoi coetanei. Dotata per il disegno, esita per anni tra pittura e scrittura, optando poi per quest'ultima. Prende fin dall'adolescenza l'abitudine di tenere un diario che l'accompagna per tutta la vita. La scrittura diaristica diventa per lei uno strumento importante di autoanalisi, specchio e memoria, ma anche supporto al suo mestiere di scrittrice. A New York cerca senza troppo successo di pubblicare i suoi racconti e per anni si mantiene scrivendo sceneggiature di fumetti, un mestiere di cui si vergogna. Il suo primo libro, Sconosciuti in treno, diventa un film di Hitchcock, comincia così il lungo e ininterrotto idillio con il cinema, con Patricia Highsmith, idillio unilaterale, la scrittrice non amerà mai il cinema, infatti. Il secondo libro, Il prezzo del sale, poi ripubblicato col titolo di Carol, è una storia d'amore proibito tra la giovane Therese, un personaggio di cui l'autrice mette molto di sé, e la bella e ricca divorziata Carol, condensato di diverse donne da lei ammirate e amate nella turbinosa New York del dopoguerra. Tra l'altro avevo dedicato un video ai suoi romanzi, anche a questo, e anche ai racconti brevi, c'è un'intera playlist qui sul canale, ve la lascio qui sotto. Il romanzo, firmato con lo pseudonimo di Claire Morgan, esce nel 1952 al ritmo di un thriller e ottiene grande successo. Resterà il suo unico libro a tema lesbico e uno dei pochissimi che hanno per protagoniste donne, e anche una delle poche storie d'amore. Di solito sono thriller. Pur odiando le etichette, Highsmith si rassegna a essere una scrittrice di thriller. La suspense, l'inquietudine, l'angoscia, l'irrazionalità dell'animo umano e i suoi abissi sono il suo materiale e gli strumenti del suo mestiere. Romantica e promiscua, ambiziosa, grande lavoratrice, sognatrice per professione, voyeuse, marginale, disadattata, misantropa e misogena, idealista e cinica. Highsmith
Highsmith coltiva le sue contraddizioni, si innamora di donne che le fanno male perché sono le più interessanti, non sopporta la quiete e la stasi, ama la tempesta ma è sempre in cerca di un nido tranquillo in cui lavorare. Fino a 30 anni sogna l'Europa, poi vi compie lunghi viaggi, infine vi si stabilisce nel 1963, prima in Inghilterra, poi in Francia e quindi in Svizzera, sempre insoddisfatta e sempre alle prese con un'inquietudine che si placa solo con l'immersione nell'inconscio creativo e nella scrittura. Ha molti amori reali e immaginari, come quello da lei descritto in questa dolce malattia, e tenta alcune convivenze che si rivelano disastrose. Descritta come eremita asociale, vive in compagnia dei suoi amati gatti, beve e fuma come negli anni della sua gioventù, rifiutando l'idea di salute da lei ritenuta una semplice convenzione come quella della giustizia. A 65 anni viene operata di cancro al polmone. L'arte non è sempre sana e perché mai dovrei esserlo, ha detto. Negli anni 70 raggiunge una fama internazionale e viene acclamata come regina della suspense. Tra romanzi e racconti scrive oltre 30 libri, di cui esplora gli impulsi razionali e negati della psiche, i confini della follia, i conflitti di coppia, le pulsioni violente dell'individuo, l'identità come costrutto sociale, il voyeurismo e la fantasticheria come mondi alternativi a quello reale. Si diverte a mettere in satira i difetti delle donne nei piccoli racconti di misoginia, descrive cupamente l'alienazione di una casalinga nel diario di Edith e offre agli animali riscatto e vendetta contro la violenza umana in delitti bestiali. Ho già parlato anche di questi romanzi qui sul canale, anzi sono racconti. Muore il 4 febbraio 1995 nell'ospedale di Locarno dopo aver ceduto agli archivi nazionali di letteratura svizzera i suoi diari e taccuini e lasciato i suoi beni in eredità a IADU, una colonia per giovani artisti, per ribadire la sua fede nei giovani e nel loro potenziale creativo. Tra l'altro diverse sue opere sono citate tra i migliori 100 gialli di sempre. Bene amici, anche per oggi ho finito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!